Cari amanti della birra, oggi voglio raccontarvi una storia, la mia storia. Certamente non sono un birraio di fama mondiale, non produco volumi oceanici, ma la soddisfazione di trasformare la mia passione in lavoro l'ho avuta. Perciò mi ritengo soddisfatto e vorrei condividere con voi da dove sono partito. Tutto cominciò nel periodo in cui iniziai l'università, all'età di 20 anni, anche se in realtà quando non ero ancora maggiorenne cominciavo già a capire che dietro una birra artigianale si nascondeva qualcosa di più rispetto alle classiche birre da supermercato, ma non essendo ancora questa cultura diffusa come oggi, ero sempre inesperto nel settore. Con la speranza di coltivare questa mia passione, mi iscrissi alla Facoltà di Tecnologie Alimentari ed in momenti di fantasia ed aspirazione a grandi progetti, decisi insieme ad il mio amico Andrea di cominciare a produrre birra in casa, così per divertimento. Vorrei specificare che in realtà la casa era la cucinetta dell'ufficio del mio babbo, che da lì a qualche mese a venire sarebbe divenuta sempre di più un vero e proprio laboratorio di produzione. Cominciammo così a racimolare bottiglie di vetro vuote chiedendole ai locali che se ne sbarazzavano e conservando preziosamente quelle utilizzate. Ci eravamo così tanto infognati a tal punto che avevamo già ideato un marchio. Chi conosce le mie birre gli suonerà familiare, il birrificio Tortuga, del quale le conservo ancora come ricordo il logo e che dovreste trovare anche su Facebook tutt'oggi. Consultammo guide e tutorial sulla produzione e alla fine, dopo esserci fatti una breve cultura brassicola, acquistammo due kit per la birra in casa, quelli che basta farli bollire, aggiungere lo zucchero, raffreddare e fermentare. Il che potrebbe sembrare facile a dirsi. Beh, per farvela breve, il primo esperimento fu un totale disastro. Ci dimenticammo di aggiungere lo zucchero, perciò il lievito non fermentò niente, di conseguenza il risultato finale fu acqua torba più che una birra Weiss. Il secondo non andò poi così male, venne già qualcosa di definibile come birra, ma dopo queste due prove il mio amico decise di smettere, comprensibilmente visto l'andazzo. Al contrario, io, per complicarmi la vita, cominciai ad intraprendere la strada dell'all grain. Per chi non sa cos'è, significa prodursi la birra in casa impiegando le materie prime proprio come in un birrificio. Cominciai così ad acquistare tutta l'attrezzatura necessaria come pentoloni, un fornellone da campeggio, addirittura trasformai un motorino per la macchina della pasta in un girapale per miscelare cereali, fino a tramutare un frigo in una camera di fermentazione, costruendoci artigianalmente un termostato per regolarne la temperatura. Insomma, cominciavo a vedere tutti gli utensili della cucina come validi alleati per la produzione di birra. Nel frattempo continuavo a frequentare l'università, ma purtroppo si parlava di tutti gli alimenti possibili, ma della birra neanche una parola, e a me questo sinceramente dispiaceva, perché questo settore cominciava ad appassionarmi sempre di più. Navigando su internet un giorno, venne a conoscenza di una scuola per birraio a Padova, l'unico corso presente in Italia incentrato a 360 gradi sulla birra. Visto che all'università le cose non andavano come speravo, decisi di lasciare i corsi, anche se avevo già conferito diversi esami. Mi iscrissi così al corso di birraio, con la visione di lavorare in futuro in questo ambito. Sia chiaro, per aprire un birrificio non sono necessari titoli di studio come enologo o agronomo, ma una buona dose di esperienza è sicuramente consigliata. La distanza tra Prato e Padova è notevole, ma questo non mi scoraggiò e visto che le lezioni del corso avvenivano il venerdì ed il sabato, alloggiando in un bed and breakfast riuscivo a frequentare entrambi i giorni, per poi tornare a casa il sabato sera. Il corso riuscì a fornirmi una buona visione su questo mondo, grazie alle lezioni e alle visite a birrifici storici, ma oltretutto dal confronto diretto con i compagni di classe, quasi tutti homebrewers, con tanti esperimenti andati bene e altrettanti andate male alle spalle. Contemporaneamente al corso portavo avanti le mie produzioni casalinghe, divertendomi anche a personalizzare bottiglie per occasioni speciali, cosa che faccio anche ora, come quella che feci per la vittoria del campionato della mia squadra. Anche se non potevo venderle, il mio fabbisogno di birra e quello dei miei cari lo soddisfacevo, sperimentando sempre nuove ricette, alcune delle quali tutt'oggi produco proprio qui. Terminato il corso, che comprendeva anche uno stage di 200 ore all'interno di un birrificio qui di zona, e avendo così conferito l'attestato di birraio artigiano, sperai di poter trovare un impiego qualsiasi in un birrificio. Così, dopo mesi a portare ed inviare curriculum in birrifici sia di zona che non, nessuno si fece sentire. Credetemi, furono mesi davvero difficili, dove le speranze di continuare in questo campo si facevano sempre più piccole. Valutai tutte le possibili soluzioni, come aprire un piccolo locale che non credo mi avrebbe potuto dare la stessa soddisfazione, o trovare un socio per intraprendere la strada del birrificio, ma la paura che non ci sarebbe stata intesa in futuro non mi convinceva. Così la voglia di intraprendere questa strada da solo cominciava a balzarmi per la mente e fortunatamente, grazie al sostegno della mia famiglia, cominciai a realizzare questo mio progetto. Ironia della sorte, il giorno della consegna del mio impianto, che vedete alle mie spalle, ricevetti un'offerta di lavoro da un birrificio di zona. Ovviamente declinai l'offerta.
Non vi racconterò tutto l'iter dell'apertura, perché lo trovate già in due video che vi riporto qua in alto, ma fu per me un salto nel vuoto, in quanto la mia esperienza lavorativa era minima e non avendo conoscenze per garantirmi fin da subito delle vendite sicure, una volta aperto il birrificio cominciai da solo a proporre le mie birre nella mia città, come rappresentante di me stesso. Le porte in faccia non mancarono, alcune davvero clamorose, come chi affermava che la birra la devono fare i tedeschi e noi italiani dobbiamo produrre solo il vino, o chi mi guardava come se avessi proposto una bevanda extraterrestre. Ma fortunatamente, nonostante gli ostacoli, riuscii a farmi una prima cerchia di clienti. Così, col passare dei giorni, grazie ai miei affezionati bevitori che hanno creduto in me, riesco a portare avanti questo mio sogno, che non mira a idee di grandezza. Sembrerà assurdo, ma per un discorso di carattere che di passione, il mio primo obiettivo non è quello di diventare un colosso mondiale. Se poi arriverà quel giorno, ben venga, ma per il momento preferisco trasmettere a tutti i miei bevitori la stessa passione e l'impegno con cui creo ogni mia birra. Dopo più di 6 anni di attività, avendo anche superato un periodo storico, definiamolo anomalo, come quello del Covid, nel quale sono riuscito ad andare avanti grazie al mio shop online, che oltretutto mi permetteva di uscire di casa per andare a consegnare, anche nei luoghi più remoti della Toscana, bastava evadere dalla monotonia di tutti i giorni. Posso davvero ritenermi soddisfatto, anche se ciò non significa potersi adagiare, perché altre avversità a livello commerciale sono sempre pronte a mettere i bastoni fra le ruote. Ma perché un canale YouTube? A dire il vero, è da quando ho aperto il birrificio che avevo in mente anche di aprire un canale. Mi è sempre piaciuto l'editing di video, cosa che per mancanza di tempo e di occasione avevo dovuto trascurare. Con la visibilità che offrono oggi i social, ritengo che sia fondamentale per un'azienda, soprattutto piccola come la mia, per farsi conoscere. Primo, per mostrare tutta la trasparenza che c'è dietro a quello che produco, che non è affatto scontato. Secondo, per divulgare la cultura della birra nel nostro paese, che purtroppo ha ancora diversa strada da fare, visto che ancora molti si fermano ad una bionda normale o una rossa doppio malto. Che dire, se c'è una morale fino ad oggi nella mia storia è sicuramente quella di non dire mai mai, e soprattutto di inseguire sempre i propri sogni. Se avrete passione, dedizione ed energie da impiegare, vedrete che ne varrà la pena rischiare. E spero di appassionare anche voi spettatori al mondo della birra artigianale, e se avrete modo di scoprire tutte le mie creazioni. Vi aspetto al prossimo video!